Viola il divieto di dimora e per lei si spalancano le porte del carcere. Nuovi guai per una 22enne di Campobasso già indagata per spaccio di droga e colpita da misura cautelare nell'ambito dell'operazione Pinocchio, compiuta dalla squadra mobile del capoluogo all'alba del 30 ottobre scorso. La ragazza risulta pienamente coinvolta nel giro d'affari e di smercio di sostanze stupefacenti che rappresenta una piaga per la città e nelle scorse ore è stata condotta in cella a Benevento. Nonostante la misura cautelare disposta nei suoi confronti, la 22enne si nascondeva in un appartamento di Petrella Tifernina ed è lì che la mobile l'ha rintracciata, trovandola in compagnia di altre due note pregiudicate del posto, madre e figlia. Con loro era stata fermata in un controllo, peraltro, che era stato svolto dal personale della questura solo qualche giorno fa. A seguito della perquisizione dell'appartamento, le tre donne sono state pure denunciate in concorso tra loro per il reato di detenzione abusiva di armi, in quanto sono risultate in possesso di una pistola lanciarazzi detenuta illegalmente, perfettamente funzionante, completa di caricatore e 6 colpi. La 22enne è una delle figure di spicco dell'organizzazione che era capeggiata dalla coppia arrestata a ottobre.